Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura della domanda. Premesso che con delibera 22/2022, 5 marzo 2022, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione della zona Cerboni, approvando una variante di completamento delle opere e relativo schianto di convenzione. Considerato che nel corpo della delibera, quale rilevante interesse pubblico, si manifestava la necessità da parte dell'amministrazione di avere in tempi brevi la disponibilità di un adeguato immobile di proprietà comunale in cui trasferire l'ufficio di servizio del Corpo di Polizia Municipale, attualmente ospitato in un storico edificio di Piazza Cesare Battisti, bisognoso di radicali e urgenti interventi di restauro e risanamento conservativo. Dal fatto che, in un'intervista del 13 marzo 2024, comandante della Polizia Locale, dichiarava la stampa: manca diverse cose come le utenze, le tende, gli adattatori per la rete, l'acquisto del centralino, installazione delle antenne, inoltre va sistemato il piano interrato per la creazione di locali per le pulizie, aggiungendo che per parte di questi interventi manca al momento la copertura finanziaria, quello che c'è da fare bisogna pagarlo. Spero il conto che le risorse vengano messe subito a disposizione, prima accadrà e prima verranno ultimati i lavori. Si domanda perché non è stata prevista la copertura finanziaria degli interventi completamente necessari a consentire il trasferimento della polizia locale nella nuova sede di Piazza Corte, quando questa amministrazione prevede che il trasferimento sarà effettivo. Grazie. Grazie consigliere Simonetti, la parola direi all'assessore Gabrielli. Grazie Presidente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei iniziare dal fine della domanda che ha posto il consigliere Vecchis. Noi stiamo lavorando per fare in modo che la nuova sede possa essere aperta, quindi usufruibile, entro l'inizio della prossima estate. Ovviamente, come sempre, quando magari ci si trasferisce da una residenza all'altra, oppure quando si costruisce una casa, seppure lo si possa fare cercando di prevedere un po' tutto, ci possono essere comunque delle cose non previste, come ad esempio il locale spogliatoi che faceva menzione il comandante dei vigili urbani. Non era stato previsto nel progetto, quindi ovviamente deve essere realizzato, così come una serie di altri piccoli interventi che vanno messi a dimora. Io posso dare un aggiornamento comunque sul fatto che la mobilia è arrivata ed è stata messa, è stata puntata l'11 marzo, quindi diciamo per quanto riguarda la mobilia siamo a posto. C'è poi tutta una serie di questioni che dobbiamo mettere a posto, non da ultimo quelle delle utenze, comunque sia c'era un discorso di prevedere i nuovi portatori. Diciamo, le tempistiche non sono sempre molto brevi, quindi ripeto, forse qualcosa poteva essere previsto sin dal momento della progettazione. Diciamo che qualcosa è sfuggito, però rimane fermo l'impegno per trovare tutte le dotazioni necessarie affinché la nuova sede della polizia locale possa essere aperta prima dell'estate. Grazie. Grazie assessore Gabrielli. La replica il consigliere di Vecchi Simone, poi il prego di Vecchi Simone. Sì, grazie. Ma io sono sconcertato. Allora, prima domanda, perché non è stata prevista la copertura finanziaria? Non ho ricevuto risposta. Quindi questa cosa non capisco perché non mi è stata risposta, forse dovrò presentare a questo punto un'altra interrogazione, vedremo, in riserva di fatto. Poi, parliamo delle cose non previste, dei locali spogliatoi, io credo che servano per una questione proprio di normativa, quindi mi chiedo come sia possibile che non sia stato previsto, così come le utenze, i contatori, ma io chiedo una cosa. Cioè, chiunque di noi, quando si appresta a ristrutturare perlomeno casa propria e non vede l'ora di entrarci oppure di mettere la rete per affittarla, si accerta con un tempismo
che abbia diciamo, tutte le utenze attive, gli arredamenti, in maniera tale che possa utilizzarlo quanto prima. Mi chiedo come sia possibile che un'amministrazione pubblica non faccia questo tipo di valutazioni, prima cosa. Poi passiamo al discorso. Adesso sento parlare di mise stampe, ma io qui ho delle dichiarazioni dove il sindaco fissava i tempi nel luglio 2023, a ottobre, dicembre, i vigili andranno nella nuova sede. Poi lei, assessore, a dicembre dobbiamo solo acquistare i terreni. Poi mancano solo i mobili, non conosciamo i tempi della consegna, ma il trasferimento potrebbe sempre arrivare a gennaio. E poi arriviamo al fatto che adesso le vigili in estate. Ma voi sapete quello che state facendo? Mentite sapendo di mentire? O che altro, cioè non capisco come è possibile che una cosa così importante come la sede della polizia locale sia lasciata così, in totale alle autorità sciatteria. Ma stiamo scherzando? Cioè noi parliamo tanto di sicurezza, qui qualcuno ha portato in commissione il discorso dell'armamento della polizia municipale, perché qui si vogliono rendere i poliziotti, diciamo, i vigili dei pistoletti magari, senza ancora aver affrontato il merito questa cosa, e noi non abbiamo una sede della municipale, cioè stiamo procrastinando senza avere una programmazione la sede. Questa è l'attenzione che si dà alla sicurezza, al corpo di polizia locale? Io non lo so. Comunque per la prima domanda mi riservo di ripresentare un'interrogazione. Grazie.